Buonasera e benvenuti di nuovo. Ci sono stati dei grossissimi problemi con Twitch. Giganteschi. DDoS, come abbiamo detto letteralmente all'inizio del cast, è andato tutto down. E me, alle volte, quando cerchiamo di castare su TeamSpeak, non abbiamo la stessa qualità e non abbiamo lo stesso ingaggio all'interno dall'altra parte, ovvero in-game. Quindi è veramente difficile bilanciare entrambi i volumi e entrambe le sensibilità, perché ovviamente ogni volta se cambi microfono o se si inserisce il microfono viene udito e diciamo preso in modo differente dalla sensibilità. Cercheremo di andare avanti adesso con il prossimo game. Ci dispiace, purtroppo questo succede, cioè completamente slegato dalle nostre responsabilità. Purtroppo succede perché DDoS, ragazzi, hackers, non si può fare nulla di più di così. Per il resto, possiamo fare un piccolo recap del game precedente. Ci sono stati dei leggeri swap sui ruoli. Giusto per provare, abbiamo visto Giga in veste di support di Earthshaker. Ci sono stati anche dei forti inseguimenti, delle grossissime teamfight. Ma non preoccupatevi, tutto quello che abbiamo, diciamo, l'abbiamo salvato e domani ci sarà nel VOD di YouTube. Ci sono state veramente delle grosse playate. È una rivelazione. Il team di Ciano attualmente i Lemon Cats per meglio dire, finita la pacchia, boys, hanno perso 1-0 contro i Next Gaming. Vedremo adesso i Next Gaming come cercheranno di diciamo chiudere il secondo game, se ce la faranno, o se eventualmente dall'altra parte Ciano e compagni cercheranno di riprendere il controllo e cercheranno di ristompare gli avversari. Adesso diamo un'occhiata alle ban pick, possiamo dedicarci finalmente a questo game. Ora, prima di ovviamente ricominciare, cercheremo un po' chat, un po' Steam, un po' tutto quanto. Ricordiamo, perdonateci per quello che è successo, non affar nostro. E che dire, Razor, Tidehunter. Allora, Razor, come abbiamo già detto prima, completamente, costantemente nel meta. Quindi una pick importante da applicare a mid, da applicare anche solo in farm lane con delle combo chip, come per esempio con Shadow Demon Bane, funziona bene. Buildato da Utility, ovvero con Mechanism e Aghanim, funziona ancora meglio. Tidehunter, un solo laner che ha conosciuto veramente un boom dall'ultima patch, grazie ovviamente alla possibilità di chiudere facilmente gli Ancients. Ora il danno fisico dell'Anchor Smash va anche sugli Ancients. Il buff sull'Anchor Smash adesso riduce del 60% il damage dell'avversario, quindi veramente veramente grosso. Se si riesce ovviamente a blinkare, a ultare, a fare Anchor Smash sul carry avversario. E che dire, una pick che funziona anche molto bene dal buff del Kraken Shell, quindi un solo lane eccezionale, ma facilmente zonabile da eventuali stun o da eventuali blocchi letteralmente fisici come quello dell'Earthshaker, che potrebbe chiudere la strada dalla tree line in poi, chiudere completamente la strada e favorire una kill. Ora, dato che è stato appiccato Silencer, o i Next Gaming bannano Silencer alla prossima pick, oppure potrebbe essere presa molto probabilmente dai Lemon Cats come carry principale, posizione 1 con Aghanim. Potrebbe essere preso come midder, potrebbe essere usato in una triple lane. Fa la differenza. Silencer spezza completamente a metà le teamfight, e con Aghanim e Refresher è veramente impossibile da counterare, veramente impossibile da gestire. Qualcosa di irreale. D'altra parte abbiamo di nuovo Earthshaker, questa volta utilizzato da Ciano, quasi sicuramente. Abbiamo sentito prima in TeamSpeak, condividiamo lo stesso TeamSpeak, ahimè. Quindi diciamo può esserci molta comunicazione, e probabilmente prenderà lui il controllo di Earthshaker, il controllo di questo supporto eccezionale, perché veramente riesce a imporre molto bene la sua roaming strat. Dall'altra parte Skywrath Mage, anche lui roama estremamente bene, molto aggressivo, specialmente col suo slow, che è veramente una gittata assurda, ben oltre ovviamente il 1600 di radius, è qualcosa di assurdo. Veramente grosso, e quindi può fare la differenza. E ovviamente l'Incensial, ovvero l'Incensial fa 50, al livello 1 fa 30% in più del tuo del magic damage attuale, che viene lanciato sul nemico. A livello 4 è quasi 45%, quindi quasi 50% la magic resistance viene annullata del tutto, quasi completamente. Riesce ad avere un vantaggio fin troppo alto. VK bannato, Viper bannato, Viper. Una delle pick che ha caratterizzato maggiormente la farm lane, diciamo, del match precedente. Brewmaster viene tolto di mezzo, anche lui, diciamo, soggetto a teamfight potential estrema,
veramente un losco individuo da non sottovalutare sulla middle lane. Viene bannato Bouquet, utilizzato maggiormente come support di questo periodo. Quinta posizione, quarta, poi basta dargli una Blink Dagger, una Blade Mail, scala automaticamente, diventa automaticamente poi una posizione 2, diventa un side carry, funziona bene, è tutto a posto, nel senso non ci possiamo fare dei problemi. Quindi bannato anche Doombringer, la counter totale, bannato Weaver, probabilmente non vogliono giocarci contro. Faceless Void, immancabile, viene preso Clockwork per la solo lane e vedremo cosa hanno in mente adesso in X Gaming. Hanno le potenzialità per chiudere Tower, Pest, perché hanno una Death Prophet, e come abbiamo visto prima, perché è riuscito a seguire da in-game, sfortunatamente per chi mi ha in lista e non da Twitch, Death Prophet ha letteralmente meltato Towers come una matta. Red Hunter, Teamfight Potential a palla, basta dargli una Blink Dagger, un Mecha, farà la differenza. Razor, utilizzato come utility, utilizzato come mid, col Mecha, anche lui riesce ad avere non solo Teamfight Potential, annulla completamente un carry avversario grazie allo Static. Che dire, altra pick leggermente alternativa è Warlock. Warlock dove può essere utilizzato? Warlock è stato piccato letteralmente 3 volte durante l'International, contando Qualifier. Pick rate bassissimo. Warlock può essere usato mid. Riesce ad avere un ottimo controllo della lane grazie a 2 fattori. Fatal Bonds, Shadow Ward. Fatal Bonds gli permette di avere ovviamente crollo della lane, riesce a dargli molto Rush. Shadow Ward riesce non solo quando è maxata a rifilare completamente la sua vita, grazie giustamente al healing che fa, 45 a second, riesce a essere anche un meccanismo di Arras potentissimo. Soltanto 90 di mana su un Intelligence Zero fanno la differenza. Cercherà di, diciamo, chiudere l'avversario in questo modo. E poi ovviamente cambia, perché aumenti la tua, ovviamente, aumenti la il damage output che puoi fare, più golem, più passive, più fatal bonds che rimbalzano, aumenta il tuo pushing potential, perché puoi chiudere la tower con 2 golems, puoi chiudere le racks con 2 golems, e quando arriva refresher lì è il momento di dire GG well played, perché è assolutamente impossibile andare oltre questo stun. Ricordiamo inoltre la ulti di Warlock, va oltre BKB, oltre Magic Immunity, può fermare Lycan, può fermare eventualmente la prossima pick dei Lemon Cats. Ovviamente Earthshaker, Skywrath, Clockwork non sono tipiche pick da First Rush BKB, però comunque se qualsiasi persona dovesse andare in Magic Immune può essere facilmente fermata per ben 2 volte. Più 4 golem, beh, la differenza si fa sentire. Per questo va giocato prevalentemente un po' come Pagna, per fare un esempio, ovvero un caster che cerca di andare mid, di prendere livelli, prendere più gold possibile, bottle magari, controllo delle rune, appena hai haste vai a gankare in una lane con il tuo golem, diciamo 2-3 kill e poi diciamo ti diverti a pushare. Death Prophet prima in farm lane ha funzionato bene, quindi potrebbe essere riproposta, e niente, dobbiamo solo tanto soltanto aspettare di vedere cosa potrebbero tirare fuori dal cilindro. Ora ditemi un po', vediamo un po' se riusciamo ad avere abbastanza audio. Se ci sentono, se non ci sono problemi, non dovrebbero essercene, signori. Perfetto. Comunque, la differenza adesso è che Lemon Cats potrebbe andare per, eventualmente, Clockwork in solo, Skywrath Mage, Earthshaker, Clockwork, e prima che fosse piccato Lycan avevo più o meno accennato Silencer per spezzare completamente tutta quella teamfight potential, e più o meno come counterpick funzionerebbe alla grande, specialmente in first position con un Aghanim. Perché abbiamo Ted Hunter, abbiamo Death Prophet e ancora di più Warlock. Ma ahimè, diciamo, con la lineup che c'è adesso, con Lycan, non so quanto dove potrebbe trovare spazio, dove potrebbe farmare bene. Contanto che tutto il farm dovrà andare principalmente a Lycan, e d'altra parte Clockwork in solo, e diciamo i 2 roamer, ovvero Skywrath Mage, Earthshaker. Può essere mandato mid. Mid contro Warlock potrebbe andare più o meno bene, ma Warlock è un intellect, spamma volentieri mana. Viene preso Tinker, quindi con questo si garantiscono un bel po' di pressione sulla lane, un bel po' di global presence appena riesce a sbloccare i Travel Boots. Travel Boots che ricordiamo, dato che sono su Radiant Side, funzionano molto 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 meglio. Vengono farmati molto molto prima, perché Tinker può facilmente staccare e pullare gli Ancients senza neanche allontanarsi dalla lane. Può semplicemente prendere lo spot giusto, usare March of the Machine e staccarli automaticamente
praticamente al minuto giusto, nonché fandandoseli contemporaneamente, quindi può fare una differenza importante questa pick che, non, diciamo, che ultimamente rientra molto nel meta e fa una grossa differenza, ma che può essere facilmente counterata, specialmente nei primi minuti della partita. Del resto non ha escape, ha pochissimi HP e le sue mosse non hanno alcun tipo di CC, sono solo delle forti nuke che scalano quando arrivano ai primi livelli, tipo livello 4, livello 3 e quant'altro. Quindi la differenza c'è, vedremo un po' come verrà ovviamente attuata. Intanto possiamo vedere che sono partiti già con una smoke e non abbiamo parlato di Alchemist. Ora, Alchemist è una pick particolare. In passato è stato usato ovviamente dei vari buff, nerf e cambiamenti sulla ulti specialmente, perché ricordiamo adesso la ulti non dà più un bonus, bonus health, dà soltanto un bel po' di regeno, un bel po' di health regeno, ovvero 50, 75, 100. E ai tempi veniva utilizzato principalmente come carry in prima posizione per la sua abilità insana, malsana, anche con una End of Midas, di farmare come un mostro. E poi successivamente scalato, diventato un support grazie ovviamente sempre alle stesse caratteristiche, ma anche perché grazie al suo stun molto 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 forte, molto 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 lungo, da una gittata immensa che poi giustamente è stato nerfato, quindi è riuscito a raggiungere una posizione di support ed è stato nerfato. Adesso funziona in entrambi i modi, sia carry che support, ma un po' meh. Cosa si intende per me? Riesce comunque a farlo, ma non è, diciamo, non in modo eccezionale. Deve buildare degli item molto, 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 molto specifici. Esempio, BKB festissima. Alcuni preferiscono Mjolnir Mindstorm per farmare anche bene lane. Altri preferiscono invece tipo Mordigian, che gli permette di avere quel bonus strength e bonus health, ovviamente, non solo, anche damage, che lui riesce comunque a tankare abbastanza bene grazie alla sua regen. Altri invece lo buildano completamente utility, quindi che so, vanno con Blink Dagger, cercano di posizionarsi meglio possibile. Vedremo come verrà usato. E intanto, a discapito di qualsiasi tipo di ovviamente previsione, possiamo vedere che l'Alchemist viene utilizzato in triple lane con Tidehunter e Warlock, mandiamo Death Prophet in solo contro Tinker ed eventualmente Razor in solo contro Quirk. Molto molto interessante. Questo perché Lycan non ha alcun tipo di CC, Lycan non ha alcun tipo di escape finché non raggiungi il livello 6. Lycan muore molto 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 facilmente, come stiamo vedendo già nella bottom lane, se viene focussato. E non toccherà creep. Questo Lycan è fuori, non toccherà creeps per almeno 5 minuti buoni. Qual è la differenza? Cosa potrebbe cambiare? Beh, semplicemente Earthshaker potrebbe arrivare da dietro ed eventualmente con lo stun a livello 2, a livello 1, mentre gli altri giustamente hanno un livello maggiore, specialmente Skywrath, può fare la differenza. Ma io dico che questo Skywrath lo vedremo morto tra un po'. Infatti cercano di arrasarlo il più possibile, ma non hanno il gash. Non hanno ancora il gash, non hanno ancora il livello 2, devono aspettare. E deve diventare una triple lane versus triple lane. Ora, se Lycan riesce a raggiungere il livello 6 in fretta e non muore neanche una volta, automaticamente lui riesce a recuperare tutto il farm perso. Può split pushare, prendere vantaggio, ce la fa. Del resto non è molto difficile, è anche un escape buonissimo. Basta utilizzare la ulti, non può essere preso da alcun tipo di slow. Quindi ha la possibilità, ecco, di split pushare, prendere spazio magari durante le teamfight e prendere molto farm. Quindi non deve morire. Il problema è se cominciano a partire dalle kill, se cominciano a diventare grossi Tidehunter, Warlock, Alchemist e quant'altro. In quel caso potrebbero esserci dei problemi, perché Tidehunter scala con pochissimo, con nulla. Basta che abbia, diciamo, livelli sul suo Anchor Smash e funziona molto bene. Warlock ha soltanto bisogno di livello 6 per poi essere efficace. Che sia che abbia Aga o che abbia Mecha non fa una grossa differenza. Finché ha la ulti comunque può dettare lui la teamfight potential. E ovviamente avrà anche molto tower dive potential. Questo anche non va sottovalutato. Alchemist anche lui ha bisogno solo del livello 5 per raggiungere un buon livello di stun e di Acid Spray per fare ovviamente più DPS possibile. E che dire? Al momento dobbiamo soltanto aspettare, dare un'occhiata ai last hit. Oh, intanto viene preso Ciano, viene stannato, cercherà di rigirarsi eventualmente con uno stun.
Ancora sta cercando lo spazio giusto. Boom! Vengono chiusi. Vengono bloccati. Aleandro focussato. Viene ovviamente il Warlock. Cercano di andare anche con i lupi. È partito l'Owl. Ci riescono. Ancora non l'hanno chiuso. Ancora non l'hanno chiuso. Potrebbe partire intanto First Blood per il Next Gaming. Oh mamma mia. Intanto Holy Macaroni. Ciano riesce a chiudere completamente l'Alchemist. Tide ancora lì. Ancora isolato. Skywrath Mage. Comunque grosso, grosso errore. Non si è messo a right cliccare velocemente durante l'Owl mentre stava scappando. Ed è stato chiuso completamente, è stato chiuso prima degli avversari. Comunque lo scambio è stato impari, 2-1. Lycan comunque è riuscito ad avere i suoi, diciamo, livelli. Gli altri sono riusciti ad avere il loro gold. Headshaker è un po' più grosso rispetto a prima. Una Clarity, un di Boots, livello 3 sullo stun, ce la può fare. Intanto, dando un'occhiata a Giga, sta raisando peggio dei cinesi. E che dire, è arrivato a 18 la Stitz. 103 ovviamente gol da parte, gli stanno arrivando al momento boots, bottle e tutto il resto, quindi può tranquillamente poi dedicarsi a Soul Ring, spam di rearm, spam di marcia, può farmare tranquillamente la sua lane, nulla diciamo di differente dall'ordinario. Cosa succede poi? Per chi non sapesse ovviamente l'item build del Tinker, poi può tranquillamente passare a cose un po' leggermente più grandi, quindi Blink Dagger, con quella gli permette di split pushare in modo aggressivissimo, ovviamente di cercare spazio, di salvarsi, di dargli escape, engage, tutto quanto. Dopo di quello potrà andare per eventualmente Ethereal Blade e poi Dagon livello 5. O al contrario, Dagon livello 5 se diciamo riesce a snowballare molto molto più velocemente rispetto a un Ethereal Blade e poi passa a Ethereal. Del resto la build è diventata molto molto standard da quando fu iniziata da Empire e Navi con Dandy e diciamo... ok, prima Tinker veniva usato molto, molto, molto più facilmente con Hex, quindi con Vise, ma adesso non conviene più. Burstare down l'avversario e rendere immediatamente la teamfight una 4 vs 5 è molto, 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 molto più efficace. Intanto continuiamo a concentrarci su questa triple lane bottom. Viene bloccato Ambra, Ambra mette nei casini, viene arrassato magistralmente dagli avversari, ma che dire, si salva. Semplicemente la heal di Derend è troppo forte. Oh, intanto cerca di avvicinarsi a Ciano. C'è un leggero scambio. Lo slow continua a workare. Lo slow continua a fare la sua differenza. Ma i creep di mezzo stanno dando, non diciamo, troppi problemi. Nel senso, il body block c'è, ma è caratterizzato maggiormente dai lupi, non dai creep stessi. Più dalle summon di Lycan che non da altro. E ricordiamo anche, ovviamente, cosa dovrà andare a buildare Lycan. Lycan ha bisogno di Vladimir per far Roshan. Necro 3. Vince automaticamente le fight, PKB, e poi può andare per qualsiasi tipo di core eventualmente dettato dalla necessità. Abyssal se bisogna bloccare un carry troppo grande, in questo caso Alchemist, che sicuramente builderà PKB. Eventualmente per bloccare Razor, può prendere letteralmente di tutto. Skullbusher inizialmente, magari per entrare un po' meglio all'interno della fight, ma prevalentemente sarà Necro 3. Necro 3 e Mass Summon caratterizza maggiormente questo meta, non solo dal punto di vista di Lycan stesso, anche di Invoker abbiamo visto tante 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 volte. Da parte di Death Prophet classico, quindi Eul, poi si passerà a eventualmente Soul Booster o Mecha o Blade Mail o qualsiasi cosa abbia voglia di fare. Dipenderà giustamente da come andrà il game. In questo caso, con l'Ace riesce a chiudere facilmente Skywrath Mage sulla zona del mid. Gran bella azione da parte di Levi. E che dire, al momento Ice dalla sua parte ha la ulti, ma Giga è imperterrito. Giga ha dalla sua parte non solo il livello 3 di March of the Machine, che fa fin troppo male e counterpusha come un mostro, ma anche ovviamente più avanti avrà laser a livello 2, missile a livello 2, che faranno un bel po' di DPS e allontaneranno dalla lane qualsiasi tentativo di gank. Tinker al momento a 6 minuti ancora non è stato toccato ed è molto molto pericoloso, ed è il primo errore, diciamo, questo punto di vista, il primo errore che può caratterizzare un game o una teamfight. Skywrath Mage invece in top si è lanciato troppo avanti ed è stato immediatamente chiuso, è stato immediatamente killato. Clockwork livello 6, bottle pronta, c'è Ciano in posizione come Earthshaker, ma nulla parte. Nulla c'è, tutto rimane impassibile, immobile, e Giga intanto si sta staccando i campi in jungle, come possiamo vedere, come possiamo dare un'occhiata da quel campo lì. Questo perché, sapendo bene che gli è stato bloccato il campo degli Ancients, può tranquillamente prendere farm in altri con altri metodi. L'importante è avere un timing giusto e o farsi aiutare da Earthshaker, Skywrath Mage, che sono le posizioni più spendibili, come
diciamo, da support. Questa è la cosa principale. Un'altra cosa principale è che Umbra nell'1v1 contro Lycan, come possiamo vedere, ha meno livelli, ok? Però una ulti, Amana Boots ha buildato Ring of Basilius e più avanti potrà essere molto molto più competitivo. Gli basterà una TP e potrà intervenire in qualsiasi ingaggio sotto qualsiasi tipo di torre. Next Gaming intanto stanno avendo il vantaggio. Stanno avendo un bel po' di vantaggio, stanno avendo un bel po' di controllo e quella Vladimir permette ai lupetti di Glycan, come stiamo vedendo, di mantenersi up, di avere molta 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 il 3 gen, ovvero la stittano, la stillano, quindi da questo punto di vista intendiamo ovviamente il 3 gen. Riescono a reccare bene, detto tecnicamente. Questo gli permette di arrassare e outlanare eventualmente gli avversari. Solo, adesso che abbiamo anche la ult pronto e la ulti, possono tranquillamente pushare down una tower. Hanno la possibilità e hanno un Earthshaker che ha un range spaventoso, può toccare addirittura fino, ovviamente, fino alla zona del falò, può arrivare col suo stun. Subito dopo quello può, diciamo, toccare l'avversario. Intanto viene zonato il Tidehunter, che non si può muovere più di così, e intanto riesce a ultare, ma la tower andrà down per il Lycan. Lycan non ha mana per ultare, Lycan è andato completamente down. Ah, un brutto errore di calcolo, una brutta valutazione sul mana. Che gli è costata una kill. Ok, hanno chiuso tower, ma se comunque non riesci a mantenere stabile il tuo livello di farm, sono problemi. Tanto Giga 1390 da parte, un bel po' di, diciamo, di gold messi insieme. E che dire, può arrivare i boots. Appena avrai trovato il boots, si aprirà un mondo di possibilità per i Lemon Cats. In questo caso, ricordiamo, Lemon Cats sta per finita la pacchia. Guys, intanto un Paramayon che interviene. Earthshake, Derd viene preso dentro. Oh, viene colgato così male. Oh, il dollare sta partendo, ma la Heal riesce a procare molto, 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 molto bene. L'aiuto della March of the Machine, ovviamente, delle altre spell aiutano nel DPS. Ma se non sbaglio, non è. Erano proprio in direzione, solo in direzione giusta, soltanto alcune hitbox prendevano in pieno il Warlock. Ecco perché non è andato giù così facilmente. Bisogna fare attenzione negli errori di valutazione e negli errori di calcolo. I calcoli vanno fatti, e specialmente con una March of the Machine devono essere ben eseguiti, perché ricordiamo, il DPS non è a fascia su tutta la spell, bensì dove vediamo l'animazione, dove vediamo il robottino, lì c'è il danno. Intanto top, parte un altro gank su Lycan. Lycan si libera completamente dallo slow di Derd, cerca di fare un juke un po' strano perché si è accorto di avere meno 224 di damage su di sé, quindi evita di ingaggiare direttamente su Warlock, che ha rischiato di nuovo. Miki intanto con il suo Razor ha pronto il Mechanism, Kett è pronta, Buckler è pronto, Edris è pronto, quindi può lanciarsi adesso sul pushing più totale. Non solo, grazie al suo Max di prima e Max della seconda Static Link, adesso ha molto molto più zoning, quindi può prendere tanto tanto spazio da sotto tower per ovviamente arrassare gli avversari, e col mecha potrà semplicemente curare se stesso, curare il golem, curare i suoi alleati e quant'altro. Eccolo qua, Giga in top. Quello che volevamo giustamente aggiungere è che adesso Giga è pronto con i suoi boots, partono le March of the Machine. Come counterare un Tinker quando arriva in questa situazione? Bisogna agire sulla tree line, bisogna giocare tantissimo sulla tree line. Come? Si prende Smoke of Deceit, si aspetta nella tree line e si aspetta il TP da parte del Tinker. Dopo il TP si ganka immediatamente l'avversario. Può andare male questo tipo di tattica, perché quando diciamo manchi per lungo tempo sulla mappa, Tinker ovviamente e il team si insospettiscono e non vanno, diciamo, a blinkare, non vanno né a blinkare né a portarsi nelle zone più ovvie, mantenendosi invece in jungle e sotto tower, dove possono prendere del farm diciamo sicuro, garantito. In questo caso Lycan deve recuperare infinito farm, infinito spazio dalla jungle, quindi Tinker, diciamo, è costretto ad andare per i suoi ancients, costretto per forza di cose ad andare per la sua lane. Quindi, che dire, possiamo ricominciare, possiamo andare. Mi hanno anche avvertito durante questa piccola pausa, abbiamo dato un'occhiata, 100% up, voce su Twitch perfetta, voce da in-game perfetto, mi fa immensamente piacere. E partiamo, perché non vedo veramente l'ora di vedere come si andranno a stabilire le teamfight. Ricordiamo, il primo game è stato perso dai Limon, ovvero da finita la pacchia Guys, il team di Ciano, Giga, Maramayonki e compagnia. E il secondo game è ancora tutto da giocare, perché c'è stata diciamo una buona presa di vantaggio da parte degli avversari, ovvero in Next Gaming, ma ancora nulla di definitivo, perché Tinker ha fin troppo spazio, fin troppo farm adesso, ha raggiunto le 73 last hit giusto adesso, ha i suoi boots da parte 1014 gold, quindi arriverà la Blink Dagger. Dall'altra parte invece Death Prophet ancora non ha chiuso una torre.
grosso, diciamo, è un problema a cui, diciamo, bisogna porre rimedio, bisogna cercare di gruppare tutte in 5 ed eventualmente utilizzare la propria ulti. Intanto ci sono problemi di lag, ci dice Ciano, beh, succede. E che dire, eventualmente anche Razor ha chiuso Mecha, quindi si può gruppare molto più facilmente. Urlok non ha chiuso il 6, non si può gruppare da quel punto di vista. Tidehunter ha la ulti disponibile, si può di nuovo gruppare. E Tidehunter sta passando per una pipe, molto probabilmente. Quella Wood of Defiance, quella pipe aiutano sia per diciamo, contrastare Earthshaker, Skyward Mage e Tinker, sia per ovviamente avere un bel po' di regen con cui puoi lanciarti direttamente sull'Icon e utilizzargli l'Anchor Smash addosso. Dall'altra parte, invece, Aleandro deve farmare un po' di più. Al momento, quel Chainmail, Sage Mask mi suggeriscono un Medallion of Courage che entrerebbe in grande combinazione con l'Acid Spray, che ovviamente scioglie armor, e lo stun di danno fisico, lo stun Unstable Concussion, che è l'equivalente in pratica di uno stun normalissimo, però di danno physical damage, di tipo physical. Quindi, ripetendo, rifacendo un po' il punto della situazione, al momento i team sono letteralmente bilanciati, con un forte vantaggio da parte dei Next Gaming sugli item. Mana Boots e quant'altro, è un vantaggio invece sul lungo termine, sul lungo andare da parte di Ciano e compagnia, ma diciamo più specificatamente da parte di Giga, grazie a quei Travel Boots con cui può, ripetiamo, farmare in jungle, farmare gli Ancient, farmare in lane, creare spazio. Questo spazio creato permette all'Icon di farmare, questo l'Icon farmato permette di avere un Necro 3 subito, quindi si può split pushare il triplo, il quadruplo, splittando completamente il team avversario e garantendo eventualmente un Roshan nei primi 20 minuti della partita, approssimativamente, se tutto va bene. E se i Next Gaming non ovviamente riusciranno a counterare questo tipo di strat molto basata sul pushing e sul roaming da parte di Ciano, Skyward Mage. Che dire, tutto questo brainstorming mi sta uccidendo la gola, ma dobbiamo soltanto aspettare il prossimo ingaggio. Nulla può essere definito finché Derde non tocca il 6 e finché non decideranno di prendere una volta per tutte una di quelle torri. Il problema, diciamo, principale è che non stanno sfruttando Death Prophet. Lo sto vedendo anche adesso. Nel game precedente c'erano molte più teamfight, addirittura c'è stata una teamfight che è durata 7-8 minuti in pieno. Questo game, no, non ci sono grosse teamfight, non c'è grossa presenza, ci sono forti problemi nel raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo, nel raggiungere qualsiasi tipo di tower. E dall'altra parte ancora, ovviamente, ci sono problemi come dire, nell'adempiere un po' di push da parte, un po' di gank da parte del Clockwork. Clockwork, anche se ha la ulti, non riesce ancora a impostare bene i DPS, non sta quasi mai con Skyward Mage. E quelle poche volte che è rimasto con Skyward Mage, Skyward è morto perché si è posizionato male. Quindi non è facile garantirsi, come posso dire, kill aggiuntive, spazio se vengono effettuati errori di calcolo così basilari. Del resto, vabbè, lag, quindi ci sono ancora problemi. Ricordiamo, e lo ricorderemo sempre. DDoS Attack su Hearthstone, quindi Heroes of the Storm, StarCraft 2, Blizzard, qualsiasi cosa, Twitch, League of Legends, tutto. C'è lag dappertutto perché vengono attaccati ultimamente molti network. Boh, diciamo perché hackers, non c'è molto altro da aggiungere, non c'è molto altro da spiegare. Purtroppo spero che il tutto venga fissato e aggiustato per l'arrivo della Star Ladder, che attualmente è in corso. Ecco, ricordiamo un attimo, ora che siamo in pausa, ci rilassiamo un po' di più, gli appuntamenti 5G Branches per le prossime settimane. Non solo abbiamo le EPS che a settembre diventeranno Serie A e Serie B, e avremo un team di casters completamente specializzato nel castare, vedere e garantirvi un'esperienza, diciamo, l'esperienza più completa possibile per la Serie A, ma anche per la Serie B, quindi per quei team non propriamente famosi, non propriamente abili, tra virgolette, che riescono, che appunto sono arrivati durante le pre-season, durante le pre-cup e quant'altro. Poi avremo la Star Ladder Series numero 10, e ancora non vogliamo castarla, ancora non ci siamo decisi perché eventualmente dobbiamo affidarci alla console.
al join game, diciamo, tramite console e non al ticket. Ci sono dei problemi da quel punto di vista, non è sempre affidabile. Già anche oggi, per esempio, durante lo stream ci sono stati problemi. Quindi vogliamo aspettare il ticketing game che arriverà in bundle con eventualmente un set di Tiny, supportate come potete, probabilmente anche un compendium basato proprio sulla Star Ladder, quindi aspetteremo quello. Ci sarà ovviamente forse un championship, il The Games Championship, ovvero la LAN di Dota 2, che si fa durante i giorni del Lucca, 31 e 1. Le date sono ovviamente ancora provvisorie e non si sa bene. Sappiamo bene quali sono i team invitati, non sappiamo bene quali sono gli orari ancora, non sappiamo, sappiamo la location, non sappiamo i premi, quindi vedremo un po' di organizzarci, vedremo un po' di darvi più news possibili su questo grosso, grosso evento che del resto occorre durante un altro grosso evento, il Lucca Comics e Games. Quindi tutti ci rincontreremo, ci abbracceremo, ci strofineremo e cose del genere. E che dire, questi sono i prossimi appuntamenti. Speriamo anche di tirar su un torneo con ticketing game italiano. Questo è uno dei progetti che, diciamo, stanno andando avanti, possibilmente con il supporto di Netvana. È ancora tutto in progettazione. E, diciamo, in-house league, in-house lobbies. C'è veramente tanto, 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 tanto in cantiere, tanto, tanto stream per questa season di Dota invernale. E ricordiamo anche ci sarà la Dream League, ci saranno le finali a Kiev, in LAN della Star Ladder. Veramente infinita roba. Quindi noi speriamo, ovviamente, che voi sarete con noi, che voi ci seguirete. Speriamo ovviamente che ci sia una maggiore partecipazione da parte della community a eventi del genere, ovvero all'EPS, ai tornei, nella formazione di team e quant'altro. E che dire, Clockwork si è ricollegato, la pausa è quasi finita, lag del DOS, aspettiamo un altro po'. Dimenticavo, per chi stesse seguendo adesso di nuovo lo stream da parte di Twitch, noi ricordiamo, i VOD ci saranno su YouTube domani, ma dato che oggi ci sono state delle interruzioni del servizio, ma soprattutto noi castiamo con fibra ottica, per la precisione 2500 kbps, se non sbaglio, la regia potrebbe correggermi. 2400, ok, 99. Quindi abbiamo uno stream a 720p full HD e eventualmente se scatta lag è un problema della connessione personale. Vi invitiamo a cliccare tasto destro sul player e selezionare low quality. Intanto, gank su Mickey, che intanto può utilizzare il suo meccanismo e cerca di prendere più damage possibile a questo Lycan. Chiuso da Ciano e Mara Maionchi all'interno della Treeline, all'interno vicino al side shop. Lycan, che comunque non riesce ancora a pushare poco damage, meno 174. Fa veramente una grossa differenza. Ma adesso cosa succede? Dopo questa kill hanno recuperato infinito spazio Levi Ackerman sul mid, che sta subendo una rush veramente magistrale. È arrivato Giga, schivato di Eul. Riesce ad allontanarsi. La March of the Machine inesorabile. I missili sono partiti. Levi va giù. Levi va giù. Viene killata da Giga. E Giga ha preso altre kill. E Giga sta diventando obeso. Obesissimo. Quindi adesso prenderà eventualmente una blink dagger a secondi, e con questa torre che verrà buttata giù dalla combinazione di Lycan, Clockwork ed Earthshaker. Quindi adesso abbiamo una blink dagger su Giga che potrà sfruttare appieno. E tanto Derde viene preso giù. Partono i razzi, parte la March of the Machine. Sono bloccati, non riescono a fare un passo, non riescono a fare nulla finché non gruppano in 5. E ancora, ancora manca quella ulti sul Warlock. Questi sono bruttissimi errori di calcolo, bruttissimi errori di valutazione. E tanto cercano di fare Roshan, il Vladimir up. Loro lo sanno. Derde è pronto, Derde non ha la ulti. Lycan cerca di spostarsi leggermente verso l'interno. Ciao, ciao Lycan, viene individuato. Cerca di DPSare il più possibile. Alchemist, che riceve anche un bel po' di harass da parte di Roshan. Giga interviene, viene lanciato in aria con l'Eul. Intanto Scarlet Mage canna completamente la ulti. Vanno giù Lycan, va giù Alchemist, va giù Warlock. Giga cerca di scappare. Il Roshan è ancora up. Ciano viene chiuso. Mara Maionchi canna Lucca. Oh mio Dio, vanno giù in tre. E Roshan è ancora libero. Ovviamente sui 5000 HP up, ma non è abbastanza. Non possono chiuderlo perché non hanno eventualmente Rezor e Ambra convinti. Possono essere contestati in qualsiasi secondo da eventualmente Tinker. Quindi non possono correre questo rischio, ma perlomeno
hanno rallentato il Lycan, hanno rallentato la sua ascesa, la sua scalata al Necro 3, hanno più o meno, diciamo, bloccato un po' del suo farm, ma non hanno bloccato lo split push da parte di Lycan e di Tinker, che è ancora molto 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 ben presente, molto 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 ben aggressivo. E che dire, dobbiamo solo aspettare una prossima teamfight 5 vs 5 in cui possiamo sfruttare... Oh, intanto il TP top di Alchemist, stun all'1.5, sta cercando Lycan, sta cercando il contatto, l'incontro, lo scontro, e intanto da dietro sta arrivando Levi Ackerman, è pronta, Leul è pronto, è in place, gioca tutti Lycan! Smella il gank, grazie Creep. E dove si sta lanciando? Si sta lanciando completamente in fondo. Corre, corri balto, infilati sempre più nella jungle avversaria. E adesso spawna un paio di Creep per avere vision e per poter giocare al meglio. La TP ancora in cooldown, 19 secondi, 18 secondi. Aspetta imperterrito prima della prossima TP. C'è molto altro da aggiungere, se non un bel po' di arraso. Earthshaker che intanto parte. Ulti di Derde così, cerca di bloccare Marmayonki e... Infatti, un bel po' di gente. Marmayonki, molto, molto, molto aggressivi. Avranno tirato tipo tirato due ulti per una sola persona, per ovviamente zonare eventualmente Earthshaker, che adesso farà un bello schianto a terra. Viene silenziata intanto la Death Prophet da Skywrath Mage, che si nascondeva nell'anti-reline. Gran bella azione, gran bella azione, gran bella costanza. Che dire, adesso anche Lycan riesce a tipparsi in bottom lane, riprenderà la sua via, riprenderà il suo farm, riprenderà il suo split push. E Elmo va Iron Will, Blades of Attack, Blows of Haste. Questo mi puzza un po' di Mordigian. Mi puzza un bel po' di Mordigian. Dovrebbe funzionare. Insomma, gli dà health, gli dà DPS, ma non possiamo concentrarci su questo perché vediamo Skywrath Mage viene arrasato duramente da Tidehunter. Tidehunter ha l'ulti pronta, lo vuole prendere. Razor comunque riesce a DPSare grazie ovviamente al suo Plasma Field. Fa un bel po' di DPS, fa un bel po' di zoning. Skywrath Mage down. La ulti della Death Prophet sarà up in 38 secondi, quindi potrebbero eventualmente prendere un'altra tower sul mid, potrebbero cominciare a pushare già da ora ed evitare Tinker. Tinker che inesorabile si sta avvicinando sempre di più alle barracks avversarie. D'altra parte invece Marmayonki sempre dà una mano al suo caro caro compagno di squadra Giga. Sono pronti, sono posizionati, sono carichi. Alchemist è andato in Chemical Rage in ulti. Bene, cosa c'è lì dietro? E intanto viene sorpreso da Ciano lo scambio di stun. Intanto Ciano si deve ritirare violentemente da quella lane. Marmayonki completamente isolato. Giga si è ritirato, non c'è più nessuno. Skywrath Mage, grandioso intervento da parte sua. Derde cerca di sloware. Tidehunter si posiziona in mezzo, cerca il DPS su Ciano. Ciano non riesce a stunare, troppo lunga quella animation. E va giù anche Skywrath Mage. Un buonissimo scambio tra Alchemist, ovvero un solo laner e un support spec per soltanto un Alchemist scheme, viene rollato come una quarta, fratto quinta posizione, ancora un ben definita, semplicemente con Medallion. Buono, buono scambio, non è male. Non è male, ma non basta. Questa T1 sì, è un buono scambio, un buon qualcosa, ma il pericolo più, diciamo, più lasciato da parte, come posso dire, non riescono a raggiungere adesso lo stesso livello di bilancio. Lo stesso livello di gold. Non riescono a raggiungere lo stesso livello di gold ed experience perché semplicemente hanno bisogno di più T2. Tinker pusha troppo, prende troppo gold da ogni singola wave di creep. E anche se riesce a fare un buon ingaggio, non riuscirà mai a, diciamo, outfarmare, anche solo con Alchemist, anche solo con Razor, un Tinker. Prima o poi dovranno partire le grosse grosse fight e poi le Tyrael e quella Dagon faranno molto molto male. In aggiunta possiamo contare che adesso Earthshaker ha appena blastato il mid, ha una Blink Dagger, questa fa la differenza. Differenza che, diciamo, nel match precedente non c'è stata. E che altro? Lycan adesso una Aegis, c'è gold per tutti quanti, c'è diciamo un po' di respiro. E che dire, dovranno cercare adesso di prendere un po' più di spazio, un po' più di spazio e di gruppare in 5 come hanno fatto prima. Prima di allora non devono girare da soli, non possono permettersi, diciamo, mosse azzardate.
come questa, per esempio. Stanno cercando di killare Skyward, ovviamente è stato abbandonato, ma se fossero intervenuti Tinker e gli avversari avrebbero fatto un bel po' di danni. Hanno preferito sacrificare un loro support per una tower. Intanto partono, stanno, Lycan va giù, Lycan va giù, la Edge si apre, è completamente isolato, non c'è March of the Machine a coprirlo, riesce a ultare, si allontana, Earthshaker che ulti grandioso. Intanto entra il Clockwork, il Silence non può mettere i cogs, si ritrova completamente isolato, può soltanto right cliccare e morire, e nient'altro da fare. Brutto scambio, anche se c'è stato un buon intervento da parte di Earthshaker. Sono morti in tre e questo è pericolosissimo. Il golem è up, è rimasto solo Tinker con la March of the Machine a difendere. Possono prendere facilmente tower, hanno la ulti di Dead Prophet. Intanto Alejandro va giù col suo stun, buon committed seppuku, quindi niente gol per gli avversari. Ma ahimè, cioè, ok, sono delle azioni non perfette, non precise, ci sono molte sbavature. Poteva essere un'azione molto più precisa e concisa, del tipo: ok, chiudiamo torre, andiamo a farmare in jungle, prendiamo spazio in questo modo. Invece hanno deciso di andare full banana sulla torre, nonostante ci fosse Tinker con Dagon e ovviamente Blink Dagger. Stanno ritrovando veramente in una cattivissima situazione. Basta vedere il gold. Il Death Graph adesso sta favorendo ovviamente i Next Gaming di gran lunga, ma non basta. Non è abbastanza. Quel 1000 di gold, no? E non è comparabile. Poter dire avere 1000 di gold di vantaggio su un solo side, ok, è anche completamente inutile, perché hanno un Tinker che farmerà sempre di più, sarà sempre più grosso, non è stato contestato ancora per 22 minuti. Guardatelo questo Tinker, guardate, cioè dovete letteralmente guardare quanto sta farmando e quanto spazio sta ottenendo per sé e il suo team. Arriverà la Dagon e farà una grossa differenza, shutterà down quel Warlock, manca Warlock, manca gran parte della team fight. Viene shottato eventualmente Razor, Tyrael e la Dagon, ma anche il Mecha non puoi fightare. E se, quel, diciamo, quel vantaggio è nullo, è un vantaggio inesistente. Verrà trasformato immediatamente in uno svantaggio appena cominceranno le fight sotto quelle prime T2. Che Tinker è pronto, Tinker in agguato, possiamo vedere. Danno c'è. E se da una parte Tinker in agguato, dall'altra Earthshaker ha raggiunto il suo diciamo primordiale swag paint, o come lo chiamiamo noi, ovvero il momento in cui raggiungi il massimo livello di efficienza su un dato eroe, sia perché hai preso un determinato livello, per esempio Skyward Mage con Mana Boots a livello 6, sia perché hai raggiunto un determinato tipo di item. Basta dare una semplice Blink Dagger ad Earthshaker e si trasforma in una macchina per gank e teamfight, diciamo, impossibile da counterare, impossibile da stoppare, se non con un buon Eul o con, diciamo, un Timed Silence, un Timed Arras, oppure con una buona BKB e cose del genere. Shift Quake o Pewe, come vogliamo dare, diciamo, in versione inglese, è omnipresente, difficilmente si può fare un errore del genere, difficilmente, diciamo, si blinka dentro per essere silenziati da Death Prophet. Intanto, parlando proprio di Death Prophet, vediamo questo silence diretto su Lycan. Ai ai ai, altro spazio preso, altre kill su un Lycan che me sta in 2-3 e non sta facendo più di così. Quell'Arnet sì, è convenuto per avere più presenza nella teamfight, più presenza mentre push una tower, ma è il Necro che fa una grossa differenza su questo tipo di eroe, è il Necro che dà quel vantaggio necessario in una, diciamo, split, diciamo, in una pushing strat, in questo caso in una split pushing strat composta da Tinker e Lycan stesso. Skyward Mage ancora fisso nella sua posizione 5, si sta ingozzando di sentry, wards e quant'altro, sta preparando la sua four staff per eventualmente evitare il grosso silence da parte della Death Prophet e la grossissima area di slow del Warlock ed eventualmente l'acid spray dell'Alchemist. Scusate la leggera derpata, ma stiamo cassando da oltre un'ora e mezzo di fila, è un pochino difficile. Dall'altra parte comunque il Razor ancora non ha raggiunto il suo swag point definitivo, ok? Ancora non ha chiuso Aghanim Scepter. Con quella Aghanim Scepter possono eventualmente pushare in avanti, possono eventualmente lanciarsi più e più sulle torri, perché giustamente la ulti, ricordiamo, l'Eye of the Storm con Aghanim Scepter può squagliare le torri. E niente, intanto Earthshaker riesce a schivare facilmente questo stun di Alchemist. Blinka prima ancora che venga lanciato.
Skyrat Mage anche se tiene a distanza. Perde piazza una ward un po' blastereccia. La maggior parte della vision viene coperta da questa parte di tree line e questa parte di tree line. Quindi un po' così. E la cosa principale è che adesso stanno cercando di scoutare Roshan col lupo, ma ancora non si sono decisi a dare la caccia al Tinker. Rendiamoci conto, siamo 26 minuti in e il Tinker ha raggiunto già la Dagon di livello 3. Ricordiamo, Dagon di livello 3 fa immensamente male. 600 di burst damage e un cast range di 700. Quindi diciamo ha più o meno lo stesso cast range del suo laser, più o meno. Quindi può eventualmente fare una combo molto 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 veloce. E ancora Ethereal non è stata finita, ma non serve. Dagon di livello 5 fa fin troppo damage, perché 800 può shattare eventualmente facendo due calcoli la vita di Derde. Quasi il 70% della vita di Derde andrebbe giù. Potrebbe shattare Razor, anche se per Razor ci vuole un Ethereal. È un po' più tankoso, grazie soprattutto al Mechanism e alla Regen e alla BKB, che lo renderebbe eventualmente intargettabile da questa Dagon. Ma comunque non c'è stata azione sulla tree line. Non c'è stata azione con la smoke per bloccare Tinker, ed è Tinker che gli sta letteralmente facendo la partita, dettando lui legge. BKB parte, oh, Miki vuole ribellarsi contro questo Skyward Mage, però devo dire, l'intervento di Earthshaker è stato provvidenziale, è riuscito a bloccare completamente, becca una stun sui denti, Miki non ha più BKB, viene dagonato, gli viene lanciato di tutto addosso, ma comunque riesce a recare grazie al Mechanism. Oh, quest'altro blink di Alchemist, riesce a chiudere Ciano, Ciano ulta, non basta, troppa regen quell'Alchemist, troppa regen in generale all'interno del team. Golem up, si può curare, si può passare eventualmente alla T2. Intanto possiamo vedere questo BKB Lycan, mamma mia, impensabile. Beh, di certo si è bloccato un po' con i suoi creep, di certo sta per tippare questo Tinker, di certo viene lanciata la pipe, Tedente riesce a ultare, Giga comunque riesce a fare il suo sporco durissimo lavoro prima ancora di essere ultato dai Tedente. Eme, questa è stata una brutta brutta miscalculation. Ambra tranquillamente passa all'interno della ulti, non gliene frega assolutamente nulla, è fin troppo tankoso con quella pipe. E di nuovo, quello che poteva trasformarsi in una buona azione di push, in una buona, diciamo, in un buono scambio, in un buon push sulla T2 mid, si è di nuovo trasformato in una tragedia, grazie al Tinker, grazie ai suoi grossi grossi item. Ora, Tedanter ha preso Blade Mail. Che Tedanter ha preso Blade Mail? Semplicemente perché può camminare allegramente nella March of the Machine. Può farlo, può fare DPS al Tinker in questo modo, che non ha BKB. Tinker non ha oggetti difensivi, Tinker squaglia se non ritorna in base durante la sua March of the Machine. A due, parte eventualmente la Blade Mail di Ambra, parte eventualmente la Blade Mail di Death Prophet. Boom! Tinker potrebbe essere isolato dalla teamfight. C'è questa eventualità, e questa, diciamo, il piano è questo. Ma ancora non so bene se potrà essere definito alla grande da avversario. Ovviamente Blade Mail può anche bloccarti, cioè bloccare, o meglio, può restituire damage da parte di missili, da parte del laser, da parte della Dagon. Quindi contro un Tinker, contro fortissimi heavy bursters come Earthshaker, Skyward Mage, eccetera, è sempre un buon item, è sempre buono da fare. Intanto altro farm per Lycan, che cerca di guadagnare di nuovo spazio in jungle, nonostante abbia preso Aegis, nonostante abbiano preso la T2 bottom, nonostante siano vicini alle racks vicini alla T3 anche della bottom, nonostante abbia, diciamo, spazio, ancora non può essere efficace in teamfight. Colpa del Razor. Razor, come Doom, sono diventate delle counter pick assurde. Delle pick che vincono automaticamente il game con ben poco effort. Basta nulla da parte di Razor. Anche, cioè, in pratica è un agility carry che può buildare anche zero damage. Basta build da un Aghanim. Può buildare Mecha. Prende tutto il damage dall'avversario e la sua ulti comunque gli permette di essere in teamfight e di focussare i bersagli più deboli. Non solo, è difficilmente focussabile da stun, slows e quant'altro che non siano dall'unstable current, ovvero la sua terza passiva. Perché? Perché l'avversario viene slowato, quindi è anche difficile giocarlo o eseguire un buon chase su di lui. Veramente un eroe formidabile. E intanto viene completamente isolato questo Lycan, che dovrà di nuovo usare una, diciamo, carica della sua BKB, che adesso scende a 8 secondi.
Molto, molto, molto importante. 8 secondi fanno la differenza rispetto a 10. Non hai tutta questa libertà all'interno della teamfight. Puoi essere shottato molto più facilmente. Ai ai ai, la Khan li ha visti. La Khan tippa. Hanno spazio. Hanno creato spazio. Possono fare Roshan. Adesso arriva diciamo, il momento di svolta per i Next Gaming. Questo Roshan possono essere molto, molto, molto più sicuri durante una teamfight e possono darlo tranquillamente a Death Prophet. Cosa succede? Possono continuare la sua ulti oppure possono mandarla letteralmente a schiantarsi sotto tower, no? E avere comunque un vantaggio sostanzioso. Warlock di nuovo sta cercando di avere Aghanim. Azor ha chiuso Aghanim, quindi questo è un altro swag point, è un altro momento, diciamo, di svolta per i Next Gaming. Parte lo stun di Alchemist su Lycan, e ora verrà isolato. È partita, viene silenziato. Aiaiaiaia, quanto damage a quell'Aghanim! Quanto damage è partito! La March of the Machine non fa assolutamente nulla. I Cogs bloccano soltanto dal punto di vista di object, di unit. Razor non lo respingono all'indietro, grazie ovviamente alla BKB. Ma ahimè, che scambio epocale. Un Lycan preso per un semplicissimo Alchemist in posizione 5. Scavrat anche lì. Burst. Grosso, 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 grosso burst da parte di Giga, che sta cercando di prendere spazio, ma ancora non è abbastanza. Ancora non ha quel Dagon. Ancora non ha, scusate, quelle Tyrael Blade che gli permette di burstare down elementi quali Razor, oppure elementi quali Death Prophet e quant'altro. Deve farmare di più. E gli Ancient potrebbero essere un buon compromesso, dato che non vengono guardati da un bel po' di tempo. Eh già, del resto Roshan è anche stato preso. Il vantaggio rimane ancora stazionare, molto, 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 molto stabile. Vediamo Exp. Siamo quasi allo zero, quasi completamente bilanciati sia per i Next sia per. Finita la pacchia, Boys. Finita la pacchia, Boys. Un 100 di gold, potremmo dire, 400 di gold di vantaggio. Nulla di importante. Ancora bilanciati, quindi. Questa teamfight dovrà essere la teamfight definitiva. Quella che stabilisce per bene. Alchemist si schianta completamente sul Lycan. Lycan che viene silenziato. Deve usare un'altra carica di BKB. Oh, Derde è pronto. Derde allo stun. Derde alla ulti. La utilizza. L'armor non c'è. Levi Ackerman. La BKB. Alchemist cerca di lanciare un altro stun. Il Tide arriva con Ravage. E vanno tutti giù. Tutti giù. Quanti pianti, quante lacrime da parte di questa Death Prophet che dovrà morire, ma comunque alla Aegis, quante lacrime per il team. È finita la pacchia, boys, e mi sa che la pacchia non è del tutto finita. Adesso possono lanciarsi eventualmente per un AT2, ma devono fare attenzione a quel Tinker. Tinker ancora up, Earthshaker ancora up, la ulti sempre presente dell'Earthshaker, molto, molto, molto ben calcolata, non l'ha mai sprecata una singola volta. Ahimè, devono cercare di prendere spazio. Infatti questo spazio viene preso col mecha. Adesso avranno 16 secondi, 14 per la pipe. Hanno Blade Mail per la prossima March of the Machine. Sono carichi, sono interessati. Il problema principale deriva dal fatto che Alchemist è stato stunnato e Giga è presente. Il DPS che parte. Ci hanno bloccato Umbra. Umbra oramai è in mezzo a due fuochi. Umbra cerca di scappare. Bloccato da Ciano. È immerso nella treeline. Si sta facendo un viaggio nella natura. Viene chiuso. Giga prosegue avanti, imperterrito. Può farmare, può prendere ancora più spazio. Afra un po' i soldi. Ha il 3300. Potrebbe andare per i Tyrael Blade. Completamente sbloccare questa situazione di svantaggio per i Limon. E ricordiamo, Limon nel team di Ciano. Ovvero, finita la pacchia, guys. E potrebbero andare avanti. Potrebbero chiudere eventualmente questa T2. Lycan è pronto. Lycan con pochissime charge su quella BKB. Dato che l'ha sprecata molte, 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 molte volte per via di quei gank. Armlet pronto. Arriva lì. Boom. È un colpo. È due. È tre. E l'attack speed si fa sentire. La ulti è anche pronta. La BKB c'è. La March of the Machine. Si stanno preparando. La carica energica è nell'aria. Ma. Manca Razor. Manca Razor. Quindi questa T2 è completamente abbandonata al suo destino. Non possono fightare e aspetteranno sull'high ground. Tutta questa carica, tutta questa energia per un teamfight che eventualmente non avverrà. Un Aegis che eventualmente non fa differenza e un Giga che ancora comunque con i Tyrael Blade non riesce a shottare. Però adesso ha fatto il rearm, è pronto. Oh, che danni! I missili volano. Razor si salva veramente poco.
veramente, veramente con poco. Qualcosa di veramente fuori dal normale, fuori dall'ordinario. Mancava Earthshaker eventualmente in quell'azione, avrebbe fatto una differenza sostanziale. Avrebbe fatto veramente, veramente, veramente tanto. Che dire. Adesso la teamfight può essere definita molto 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 più facilmente da Tinker con Ethereal Blade. Adesso Warlock va giù, sicuro. Razor, come abbiamo visto, rischia tantissimo se non attiva la BKB in tempo. E niente, se manca la ulti di Warlock, manca la teamfight totale, manca la presenza di quello stun così importante che va oltre BKB, quindi non viene bloccato l'Icahn. Se Lycan ha la possibilità di agire a zonzo per la teamfight, ci sono dei forti, 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 forti problemi di eventualmente di damage control sull'avversario. Ok? Ora, Next Gaming non hanno il carry, non hanno un carry grosso principale. E questo Lycan di nuovo dovrà utilizzare per l'ennesima volta una carica della sua BKB che al momento è finita. Quindi ancora meno secondi. Se prima eravamo a 7, adesso siamo a 6. 6 secondi è pochissimo per essere effettivo in teamfight. Life is life, vero Ciano? Viene individuato. Silence su Umbra. L'ulti è pronta. Razor è arrivato. Non c'è trippa per gatti. No, Nistoka. Nistoka viene lasciato in pace. Riesce a lanciare un'ultima. Ahimè. Questo suo leggero sacrificio ha permesso di avere un po' più di, come posso dire, di aria. Metterla così per Chan. Riesce a allontanarsi, riesce a salvarsi, ma basta. Questo Scarlet Mage sta morendo fin troppe volte. E nonostante sia una posizione spendibile, non può morire così tanto. Non può essere sempre costantemente fuori dalla fight. Perché per ogni morte che dai, indipendentemente dal gold, dall'exp che tu puoi dare agli avversari, comunque significa che tutta la teamfight, tutto il movimento del team dipende da te. Non possono andare a T3. Non possono ingaggiare Roshan, non possono fare nulla perché manca uno slow importante, un silence da paura e un meccanismo che permette a Tinker specialmente di burstare down i bersagli. La vedo un po' male, la vedo un po' dura. Dobbiamo valutare anche un po' il network che intanto è arrivato. 200. Holy shit! Giga veramente non ha farmato per niente male. 20.000 su di lui, 15.000 sulla Death Prophet. Comunque si tiene a salda distanza. Razer anche sotto. Successivamente Lycan, Tide. Diciamo, nel fondo della classifica abbiamo Warlock e Alchemist. Allora, Warlock, che non è una posizione 5, sta cercando di fare Aga. Ma ormai saranno da più di 15 minuti che vedo quel Point Booster e quello Grey Club. Non hanno vinto nessuna teamfight. Difficilmente avrà un altro pezzo in contatto. Alchemist, il passo più lungo della gamba. Intanto anche Skywrath Mage lanciato all'indietro dalla Forstaff, impazzito. Intanto questo Razor che sgranocchia la torre mid T2. Lycan che spriccia, cerca spazio, quasi chiuso con la T3. Pericoloso, pericoloso. Silence parte, la BKB comunque pronta. Diciamo, siamo a 5 secondi e sembra un vecchio film di cui sappiamo già il finale. Hanno abbandonato la T3, l'hanno completamente lasciata stare e adesso c'è uno spazio considerevole dove forzare. Questo è un buon vantaggio. Questo è, diciamo, è il luogo definitivo dove Tinker e Lycan possono esprimere loro stessi. Diciamo, l'appeal, l'high ground fa la differenza qui, ma la mancanza di T3 Tower fa ancora più differenza. Ovvero, non hai un meccanismo di difesa, non hai un meccanismo per diciamo, individuare eventuali smoke, non hai un modo per bloccare gli avversari essenzialmente, e non c'è paura e non c'è counter push. Cosa fai in questo caso, dato che non hai un counter push potente in quella lineup nei Next Gaming? Devi sempre mantenere un omino, devi sempre mantenere un eventuale eroe, un'eventuale persona costantemente a counter pushare, diciamo, ad allontanare Lycan, a bloccare la sua BKB, a fargliela poppare e bla 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 bla. Quindi comunque è diventato un punto di pressione dove diciamo, finita la pacchia boys, possono fare leva. E nient'altro, dall'altra parte io aspetto sempre una grossa, grossa teamfight che finisca, diciamo, bene.
questo punto di vista. E devo dire, questo match, rispetto alle vecchie finali che ho visto, molto, molto, molto bilanciato. Anche quello, diciamo, il match precedente che è finito con la sconfitta finita la pacchia, guys. Boys, whatever. Anche è stato molto, molto bilanciato, molto, molto combattuto. E in questo caso, però, c'è da pensare. Perché se un mese fa davo per scontata la vincita del team Viciano alle eventuali finali di EPS, finali in LAN, adesso non ne sono così sicuro. Potrebbe esserci uno scambio interessante, potrebbero esserci dei risvolti del tutto nuovi, potrebbe esserci finalmente un altro team che reclama il trono, sia alle LAN e ai tornei ufficiali. Quindi sono veramente emozionato perché questo è un alto livello di plays, è un alto livello diciamo, di mind gaming. Ci sono ben pochi errori, a parte ovviamente dai classici di posizioni 5 che non riescono a sbloccarsi, come per esempio Scabbard Mage da una parte e Alchemist dall'altra. Però per il resto ci sono diciamo, delle belle azioni, delle belle team fight. Nessuno va, diciamo, oltre l'extra mile, nessuno cerca di prendere, diciamo, di essere troppo aggressivo da questo punto di vista. Nessuno cerca di trovare, essenzialmente. Molto, molto, molto semplice, ahimè, devo dirlo. Comunque, Daikan, di nuovo top, tranquillo, si fa la sua passeggiata. Vuole prendere quelle Dax. Chissà se ci riuscirà. Noi, diciamo, non ne siamo sicuri. Giga tippa. Giga Ethereal Blade, assolutamente niente. Con quella bella pipe, vediamo intanto Lycan che si deve ritirare. Viene usata la BKB giusto in tempo ed ecco là, Lycan c'è, Erceg è andato giù. Alchemist sta un po' lanciando lo stun, si stanna, ahimè, è isolato, non ha più la BKB. Lycan non ha più la BKB e tra un po' non avrà più la forma. L'Eul scende, viene body bloccato, viene chiuso intanto il top. Scarlet Mage insieme a Clockwork cercano lo spazio per la T3, insieme ovviamente a Giga, la BKB parte. Vuole DPS, Mickey vuole sangue, vuole qualcuno da uccidere. Infatti, più o meno ci sta riuscendo su Skyverat. Maramayonchi anche isolato, non riesce a fare molto. Oh mio Dio! Oh mio Dio, i Next Gaming reclamano sangue, lo ricevono. 4 kill. Grosso. Però non basta. Non basta perché 44 secondi di cooldown sul respawn sono troppo pochi. Non riescono neanche a chiudere una T3, né a mid né a bottom. Eventualmente anche poi, contando il fatto che c'è Tinker sempre presente con la March of the Machine, non riescono neanche a salire la pill, quindi boh. Andremo in iper, ultra, mega late questa partita. Molto, molto, molto late game. Il che è impressionante, che veramente da una parte abbiamo Tinker, tira, shotta una persona, questo lo sappiamo. Però cerca sempre di shottare il bersaglio sbagliato, in questo caso Tidehunter. Abbiamo Lycan. Un buon carry, ma che comunque adesso ha pochissime charge sulla BKB, ovvero soltanto 4 secondi. E oltre all'Assault Cuirass e Armlet, non ha molto. È un Skyvrat. Ormai non ci sta più dicendo nulla perché sono partite le BKB. È solo un Rodovatos. O come è chiamato in gergo, Rodovowi. Ed Earthshaker che ha bisogno di una Gun Inceptor per poter fare molto 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 più DPS all'interno della teamfight. D'altra parte invece sono tutti bulky, grossi. Bulky significa un high tanky, high regen HP hero. Quindi qualcosa di grosso. Montagna, abbiamo Tide, abbiamo Razor, abbiamo Death Prophet. Non vanno giù facilmente, contando anche i due golem. E intanto, oh, viene individuato questo Skyvrat Mage, sta scappando. Riesce a tagliare la vision sul Tidehunter che non può effettuare il gush. Oh, Death Prophet anche completamente arrabbiata. Razor lo vuole, lo cerca. Eul lanciato dalla Death Prophet, lo vogliono. Cercano questo support perché dall'altra parte Alchemist va giù contro Maramayonki e eventualmente Tinker e Shaker. Anche lui pronto, individua Death Prophet. Death Prophet gli cammina letteralmente avanti. La ulti di Warlock. Ambra cerca di posizionarsi il meglio possibile. Viene allontanato dai Cogs. Questo Derde, un Ghost Scepter. Evita tutto il DPS. Si sta curando. Maramayonki. Oh, zonato male, 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 male. I due Golem. Oddio, stanno per prendere un'altra T2. Mentre Lycan, inesorabile, in bottom lane, sta cercando la Barracks. Chissà se se ne stanno accorgendo. Sì, infatti, partono le prime TP. Ma comunque hanno deployato
Mordo, i golem, comunque hanno qualcosa. Gigantato killa, Lycan è lì, Lycan sta chiudendo le Rax, Lycan sta chiudendo le Rax in bottom, non viene fermato, non ha static, non gliel'ha fatto, non riesce a togliere i damage. Oh mio Dio, intanto un grossissimo vantaggio, un enorme vantaggio per i... Finita la pacchia, guys, è arrivato. Mamma mia, veramente un vantaggio indescrivibile, perché questa è una melee Rax, non è una ranged. Quindi l'80% delle forze in campo adesso mega creeps melee, quindi mettono molta più pressione su quella lane. Non male, è stato un buono scambio. E ci sono stati grossi errori, dovevano tippare tutti insieme e dovevano utilizzare Razor, succhiare quel damage grazie allo static link che andava oltre il BKB. Dovevano bloccare completamente il DPS dell'Icon e ovviamente del suo summon, in questo caso i lupi. E dovevano eventualmente prepararsi a questa evenienza. È molto tosta. È un game che sta andando molto, molto, molto per le lunghe. 46 minuti pieno di azione, di sangue, lacrime, sudore, di gole sfasciate. E che dire? Al momento sto dando un'occhiata alle statistiche, quindi XP, network. Allora, c'è una compagnia che hanno 10.000 di XP. Non male. Significa che hanno oramai dei grossi livelli sugli avversari. Hanno il 22-22 su Tinker, eventualmente su Lycan. E i loro support sono molto più potenti. Cioè, tipo Earthshaker ha toccato il 16 molto prima di Derde Warlock. Quindi questa exp fa la differenza, specialmente in teamfight. Dall'altra, la differenza in gold invece è, per assurdo, invece è per in X Gaming. Ok? Quindi, ecco, diciamo, ripetiamo un attimo il discorso. Il vantaggio di Exp e di Gold è per ambedue, per in Next Gaming. Però il livello dei support, ok? Il livello generale dei support è maggiore per eventualmente il team di Ciano, perché hanno un Earthshaker al 16 che fa molto, molto più differenza rispetto a quel Warlock. Intanto Tidehunter entra, Tidehunter è pronto, Refresher non l'ha mai utilizzata, parte anche Warlock, Earthshaker cerca di fare più DPS possibile ed è un massacro, è stato veramente doloroso da guardare, è stato veramente brutto. Intanto c'è un escape molto, molto, molto bello da parte di Skyrim Mage, che viene lasciato stare a questo punto. Manca una T2. Manca una T2, manca una Rax bot, manca altro spazio da aggiungere. E in X Gaming stanno seriamente rischiando di vincere questa partita. Stanno veramente mettendo loro stessi in questo game. Sto cercando di prendere più vantaggio possibile grazie alle teamfight, finalmente. Grazie a quel Laghanim Scepter. Diciamo, come era stato già annunciato prima, fa la differenza. E questa differenza si vede ogni secondo, in ogni teamfight. Tidehunter con Refresher è fin troppo grosso. Laghan intanto ha buybackato. Anche Earthshaker, manca l'osso del team. Possono riprendersi le Rax. E ci riescono, ci stanno riuscendo. Maramei Rionchi si lancia completamente in mezzo, sprezzante del pericolo, sprezzante del DPS. Prendono melee, they don't give a fuck. Prendono anche quasi le ranged. Lycan viene focussato. Il DPS comunque, nonostante ci fossero stati clink, ha ancora tanto tanto damage da vendere. Vediamo intanto la Vise che funziona su Alchemist. Giga isolato, nessuno sta cagando Giga. Cagate Giga, vi prego. Giga intanto è ancora presente. Giga va giù. Oh mio Dio, Giga è andato giù. Sono andati tutti giù. Hanno recuperato quella Rax di svantaggio. Grandissimi. Next Gaming ci stanno veramente sorprendendo. Qualcosa che non avevo visto nel Dota italiano da quasi 2 anni. Da quasi 2 anni non vedevo un team che stesse per mettere i bastoni tra le ruote del team di Ciano e compagnia. Delle playate, non dico madornali, non dico magistrali, ma un buon calcolo, un buon controllo. E intanto vediamo, continuano, vogliono prendere questa T3, vogliono prendere tutto il possibile. Razor, la ulti è pronta, non ha abbastanza mana, ha utilizzato il mecha. Ambra, ulti in 30 secondi, BKB da parte di questo. Oh, Lycan che cerca di letteralmente mangiare... Prophet potrebbe deviarsi con la Blast.
Dunston. E intanto schiva con Eul. Lycan che va giù e continuano. Vuole squagliare quella Rax. Mica ci riesce. Oh mio Dio, hanno preso la mid. Hanno preso la mid. Aleandro ancora imperterrito, cerca di sopravvivere. Skyward Mage. Ormai 103 secondi di respawn per il Lycan. È finita. È finita molto, molto, molto volentieri. Earthshaker con le sue ultime forze. Un eroe. Ciano, un veterano, lasciato a marcire senza carry dalla sua parte, soltanto Mara Maionchi come supporto, e non riescono a buttare giù Ambra. Un muro, un uomo, una macchina questo ragazzo, una macchina. E hanno preso anche la Mirirax. Top. È finita. È finita. È finita. Hanno una pressione incommensurabile sia sul top, sia sul mid, sia sul bottom. Qualcosa di pazzesco, non lo vedevo da anni. Erano anni che non vedevo il team di Ciano in difficoltà. Saranno 2,5-3 buoni, ve lo garantisco, ve lo assicuro. Non ho mai visto una partita così pendente verso i Next Gaming. Non ho mai visto delle persone così in grado di battere questo team. Wow. Simply motherfucking wow. Qualcosa fuori dal comune. E ora che hanno messo così tanta pressione, devono solo farmare. E neanche riescono a vincere facilmente. Adesso hanno Hagarim Refresher su Razor. Adesso hanno Tedant con Refresher. Viene chiamato il GG! Viene chiamato il GG! I Next Gaming vincono la finale di EPS Season 4! Ovviamente questa quarta per Cup non è nulla di importante, non è nulla di definitivo, sono soltanto dei punti che definiscono la classifica di Serie A e Serie B, ma fidatevi, è grossissimo, un forte colpo nell'orgoglio di questo team storico che non ha mai perso una partita. E adesso che dire, devo ancora riprendermi, sto leggermente tremando, andiamo 2 secondi in AFK Zone, diciamo, ci risentiamo un po' con il collegamento diretto qui allo studio di 5GG Branches e a fra pochissimo. Finalmente finiti questi due game veramente emozionanti, qualcosa che non avevo visto in anni. Noi vi ringraziamo per averci seguito qui su Twitch, specialmente da in-game, dato che oggi ci sono stati dei forti problemi da parte ovviamente di attacchi di DOS e quant'altro. E che dire, noi ci auguriamo di rivedervi prossimamente per l'ESL Pro Series del mese di settembre, ottobre e novembre. Vi aspettiamo ovviamente per la Star Ladder Season 10, appena ovviamente avremo ticket, bundle e tutto quanto per il verso giusto. E che dire, grazie ancora di averci seguito qui su 5GG Branches, grazie ancora per essere stati con voi, io sono Merlo e vediamo alla prossima.